Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza mensile. Questa è la stagione 3. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi a Mio Radar, Mia Fantascienza e Paleo Contatto. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Mio Podcasting. In questa puntata parleremo del dietro le quinte del fenomeno Atlas UFO Robo Goldrake in Italia, la sua contestualizzazione storica nel 1978-1980. Il link che trovate nella descrizione di questo podcast vi porta direttamente alla mia bloggata sul blog Mia Fantascienza, dove appunto ho discusso in modo articolato questo tema, anche avvalendomi di importanti contributi multimediali. Allora, il 4 aprile 1978 fu diffusa, ormai lo sanno anche i sassi, per la prima volta in Italia da Rai 2 la serie di cartoni animati Atlas UFO Robo Goldrake. La popolarissima serie di anime fu divisa in tre stagioni televisive: la prima da 1 a 25, la prima serie, la seconda stagione da 26 a 51 e l'ultima serie da 52 a 74. Solo tre episodi non furono mai presentati neppure dalle emittenti regionali. Quali sono? È l'episodio 15, dove per salvare sua madre, Yara, un sismologo alieno, prigioniero di Vega, è costretto da Gandalf a sviluppare una potentissima arma che genera terremoti. Dovrà inoltre catturare il Goldrake e la sua missione ha successo, ma Yara ha una forte repulsione verso la guerra, per cui, episodio invece 59, il comandante d'Achille convince cinque giovani vegani che Actarus ha condizionato i terrestri per sottometterli al proprio volere e che Vega sta invece lottando per liberarli dalla tirannia. I giovani, che sperano di diventare eroi, attaccano una base militare dove si trova Maria e il dottor Proctor. Il loro scopo è far uscire Actarus allo scoperto per eliminarlo. Poi c'è l'episodio 71. Marcus, un tempo migliore amico di Actarus, è condizionato da Vega ed inviato sulla Terra al comando di un mostro per ucciderlo. Sarà sconfitto. Actarus è proiettato fuori dalla postazione di pilotaggio del Goldrake e Marcus gli punta contro la sua arma. Tuttavia, questi sono i tre episodi che non furono mai proiettati in Italia. Poi trovate un video interessante che ricorda come nacque il concept di Goldrake. C'è poi, diciamo, una prima introduzione storica, contestualizzazione multimediale, in cui si ricorda appunto la problematica che molte serie TV di robottoni giapponesi ebbero il grave difetto di propagandare violenza gratuita e culti satanici. Jig, Mazinga e vari altri cartoni animati giapponesi sono purtroppo un palese esempio, con contenuti non proprio idonei a dei bambini piccoli, non dotati di una mente critica e sviluppata. Tuttavia, la serie Atlas UFO Robo Goldrake era priva di tale problematica. Actarus fu ingiustamente accusato dal comitato dei genitori dell'epoca, a mio avviso, di essere un eroe guerrafondaio e violento. Questa è una vera falsità, dato che sin dalla prima puntata di Atlas UFO Robo Goldrake emerge l'animo pacifico e pacifista di Actarus, che anche nelle puntate successive l'eroe Actarus sarà sempre turbato dal dover lottare contro gli invasori di Vega. Actarus nella fabula era conscio di aver involontariamente portato la guerra spaziale anche sul bel pianeta Terra, nel quale era fuggito come un profugo spaziale. La lotta tra bene e male era lo scenario di fondo delle serie TV. Actarus Goldrake combatteva per salvare la Terra dall'orrendo destino che altrimenti sarebbe spettato alla Terra, come era già accaduto al pianeta alieno Flid.
questa continua lotta tra bene contro male, il grande robottone necessitò sempre di maggiore aiuto a causa della sua graduale obsolescenza tecnica. Alcor, Venusia, Maria, protagonisti, co-protagonisti della serie, diverranno gradualmente piloti di nuovi mezzi costruiti sulla Terra per dare manforte alla lotta spaziale del robottone. Presi singolarmente, i quattro amici erano vulnerabili, assieme però rappresentavano una squadra formidabile contro i nemici invasori e contro i soprusi. Anche lo scassato boss robot, meno potente degli altri, un robot oggi lo definiremmo diversamente abile, era una chiave importante della squadra. Actarus e Venusia, Alcor e Maria, diremmo oggi, furono anche due famiglie naturali che avrebbero potuto nascere nella favola se non ci fosse stata la guerra spaziale tra Vega e la Terra. Quali sono gli elementi di successo di Atlas UFO Robot Goldrake per il pubblico del 1970? Sulla mia bloggata trovate riportata una lunghissima intervista alla voce di Goldrake, il signor Romano Malaspina, intervistato da un grande fan dei robottoni. Allora, a mio avviso, gli elementi di successo di Atlas UFO Robot Goldrake per il pubblico del 1970 sono la novità assoluta. In Italia, Goldrake fu il primo cartone animato con robottoni spaziali diffuso dalle televisioni. Tutti gli altri robottoni poi risultarono essere dei cloni o permutazioni della favola di Goldrake. Disegni, animazioni, sigle dovettero fare sempre i conti con Atlas UFO Robot Goldrake, che obiettivamente li sovrasta tutti come qualità di prodotto. A mio avviso, la sigla del tempo era bella, orecchiabile, soprattutto facilmente canticchiabile e fischiettabile da dei bambini. Chi dei lettori, del blog, quanto degli utenti di questo podcast, non ha memoria di bambino d'aver cantato o fischiettato nei propri giochi infantili la sigla di Goldrake? Io penso tutti. I cartoni animati erano ben disegnati, le animazioni erano molto rifinite con tanti dettagli, nonostante forse molti spettatori del tempo ricordino Goldrake in bianco e nero a causa delle televisioni dell'epoca. La diffusione del merchandising, dischi a 45 giri, robottoni di gomma, t-shirt, caschi di plastica, maschere da carnevale, ne amplificarono e sfruttarono il successo commerciale. La lotta tra bene e male, con il bene che nonostante le difficoltà vinceva sempre, appassionava i piccoli spettatori del tempo. Per la prima volta il termine UFO, derivato da Flying Saucer, fu palesemente associato ad alieni extraterrestri in visita sulla Terra. Oggi, che siamo nel XXI secolo, il sempreverde successo di Atlas UFO Robot Goldrake su YouTube deriva, a mio avviso, dal ricordo dei tempi e della spensieratezza dell'infanzia, nel target di pubblico ormai maturo, quasi tendente alla putrefiscenza, che sporadicamente non si vergogna di ammettere che ogni tanto qualche episodio di Atlas UFO Robot Goldrake si guarda con interesse. La contestualizzazione storica del 1978-1980, la lotta del PC contro i robottoni giapponesi. L'imbecillità politica della sinistra nel 1978-1980 contro Atlas UFO Robot Goldrake, a mio avviso, potrebbe derivare dal fatto che nell'epoca della Guerra Fredda il robottone Goldrake avrebbe potuto rappresentare la metafora del potente potere militare americano presente in Europa e l'alleanza NATO, l'alleanza di piccoli paesi con una nazione più potente, la quale non esitava a proteggere l'Europa dall'invasione sovietica. Questa similitudine, partorita dal delirio comunista di voler far di tutto una questione politica, è un pattern ideologico che un bambino del 1978-1980 non avrebbe mai colto. Forse tale similitudine
avrebbe potuto accogliere un adolescente con una persona più matura che nel 78-1980 avesse osservato il cartone animato giapponese. In ogni caso, il PC degli anni 70 incamerava danari dall'URSS per fare disinformazione e spargere propaganda politica. Il suo obiettivo era di preparare il terreno per un'invasione sovietica. Quindi, nel 1978-1980 tutto era politica nella visione marxista, essendo la televisione uno strumento di propaganda e condizionamento per il controllo delle masse tramite il meccanismo dell'emulazione. Il PC ha sempre mirato a destrutturare la società italiana, distruggendo il trinomio Dio, famiglia, nazione, senza mai proporre una sua declinazione e una visione più ampia. Dio, chiamato con vari nomi ma sempre unico, famiglia, oggi diremmo naturale perché le altre aggregazioni non sono proprio famiglia per definizione, sono unioni ma non sono famiglia, e Stati Uniti d'Europa, alias CED De Gasperi, o Comunità Europea di Difesa del Pensiero De Gasperiano. Mai pensieri che furono sostenuti o promossi dal PC. Il PC ha sempre cercato di incuneare nelle menti degli italiani l'ostilità per i sacrari militari piuttosto che ritenerli moniti per il futuro, onde evitare la replicazione degli errori del passato. La passività del popolo italiano in caso di invasione sovietica nella guerra fredda era auspicabile dal PC, per cui era politicamente ovvio che un cartone animato, propagandato dalla televisione, la cui fabula centrale fosse stata la resistenza armata contro un'invasione, era un messaggio politico ostile ai fini politici comunisti. Per questo doveva essere distrutto, usando strumentalmente i bambini, ai quali in verità i robottoni giapponesi erano sempre piaciuti. Actarus, Maria, Alcor, Venusia, co-protagonisti della serie, avrebbero potuto davvero rappresentare nella mente marcia di un comunista del 1978-1980 la metafora delle nazioni europee meno potenti militarmente, che, costrette dalle circostanze contingenti della guerra fredda, avevano scelto di diventare dei combattenti aiutando, quindi alleandosi, nella NATO, con Actarus, ossia quello che poi potrebbe rappresentare gli USA, nella lotta contro Vega, cioè l'Unione Sovietica, l'URSS del tempo, per salvaguardare appunto la propria libertà. Tuttavia, un saggio sulla cultura giapponese, circa il ruolo della fantascienza in Giappone, propone un'altra chiave di lettura che smentisce completamente il delirio del PC del 1978-1980, e quindi vi invito, se non l'avete fatto, a andare a ascoltare il podcast della puntata precedente. Un saluto, ciao!